Lo sai da cosa si vede la mano di Stefano Callegari? Da quanto sono grossi e abbondanti i piatti. È una montagna. Via Cipro 106, c'è Romanè, il ristorante di Stefano Callegari, che abbiamo già recensito. Se invece attraversiamo e andiamo un po' più giù, esattamente lì. Abbiamo invece l'altro ristorante di Stefano Callegari, un ristorante di pesce questa volta, sempre di tradizione tipica romana, ovvero Armare. Civico 61, Simona Sempiccia, il locale da fuori è questo qua, tavolini fuori e vedo come l'altro locale ci sono tutti i piatti del buon ricordo. Si sono appesi alle pareti esattamente come era da Romanè, infatti lo stile tra i due è molto simile, cambiano soltanto i colori perché qua ricordano molto i colori del mare. Questo è il pesce finto, quello che usavo una volta per i bambini, fatto con il tonno, prezzemolo, erba cipollina e la pata lessa. Il pesce finto, praticamente è una cosa che si dava ai bambini una volta per fargli mangiare pesce. Mai saputa, vabbè, vediamo com'è. Vabbè, diciamo che te c'avevi questi problemi da piccolo. Mangiavo tutto. Magni e godi de nome de fatto proprio. Mi ha ricordato anche molto quando si fanno le uova tonnate, che si mette il rosso d'uovo col tonno, la maionese, il cappero, insomma quella roba lì, no? Ricorda molto. Ma bando alle ciance e veniamo alle cose serie, perché anche dal mare, da Armare, come da Romanè, non può mancare la consuetudine di fare la scarpettina con il pane di roscioli e l'olio. Anche qui abbiamo piccoli frantoi locali, ogni volta li cambiano. Questo qua è tardo autunno, coppini arte olearia, dice frutta e leggero. Il primo dei due antipasti che abbiamo ordinato è una vera novità perché sono le cozze fritte panate semplicemente con l'uovo e il pan grattato e accompagnate da una maio fatta in casa. Invece di là siamo andati un pochino più sulla tradizione con i totanetti in guazzetto, totanetti freschi ovviamente, sugo di San Marzano DOP, olive e capperi di Pantelleria, il tutto accompagnato da un bel crostone di pane sempre di roscioli. Una novità assoluta per me, credo sia un piatto tipico pugliese. Io ci provo la maionese. Sono una hit assurda, eh. Sono buonissime. Sono una cosa veramente Regà, queste sono clamorosa. tipo le Sono una puff. cosa clamorosa. Mamma mia, quanto sono buoni. Provaci la maionese sopra. Mamma mia, quanto sono buoni. Io sto scarpettando la maionese. La maionese è delicatissima. Proviamola con la maionese. Buona. No, vabbè. Io vado in Puglia, mi trasferisco. Cioè, io voglio svegliarmi e far colazione Con le con cozze loro. Sì, fritte, con la sì. maionese. Oh, te le mangi come se fossero niente chips, Sì, una tipo le dopo puff, l'altra. Croccantine, capito? dentro sono Morbide, morbidissime, tenere, non sono squacciose per niente. succose, cioè mantengono tutta la freschezza del mare nonostante siano fritte. Poi belle salatine, giusto? Sono veramente una Una hit. hit, hai detto Buone. proprio il termine giusto, una hit. Lo sapevo che non mi avrebbero deluso. E poi sta maionese le Buona, è delicata. accompagna bene, eh? Facciamo una raccolta firme. Negli aperitivi, nei bar, nei locali, Vuole invece le delle mette, pizzette? esatto, invece le mette gli anacardi, le mette le noccioline, ma l'accompagna alla bollicina, al prosecchino, ma non ci starebbero bene loro. Le cozze fritte e la maionese. Stefano, portiamo le cozze fritte nei bar di Roma. Stefano, te sei un genio, lo sapevo, ma oggi proprio, cioè, è matematica la cosa, è un genio Stefano. Stefano Callegari è un genio, fine. Amo così, da che facevi la scarpetta nell'olio, a fai una maionese? Guarda che bella fettona di pane, bella spessa, abbrustolita, fatta bene. Ma è per raccogliere tutto questo sughetto? Mamma Tiè. mia, pare la cucina di casa. Guarda che guazzetto dei totanetti, va. Adesso devo spezzare il pane, vero? Spezzo il pane rese grazie. Fallo, fallo. Croccantino, eh?
Ah, bello io oggi. Hai fatto il menhir, guarda. Ho scelto la giornata giusta per mettermi la maglietta bianca di sotto, eh. Ma la famo niente a bella, conoscendomi. Senti qua. Senti il pane. Le roscioli. Comincio con la scarpetta, io vado al contrario. Io comincio con la scarpetta. Devo sentire il sugo è buono. Io invece comincio con l'oliva. Mazza. Veramente guazzetto, eh. Buono. Coi pezzettini pomodorino, guarda come escono fuori. Coi devo, pezzettini devo ammette, di totanetto. Simona, e sarà gentile con me, mi ha lasciato la parte mia qua e lei si è versato il resto nel piatto. Sei stata gentile, eh? Senti che buono sti totanetti. E il cappero, quanto è salino e quanto è succoso. Qua c'è proprio la materia prima. Sì. Il pesce quello buono, quello fresco, totanetto tenerissimo, buono. Fantastico, cotto l'oliva, bene. L'oliva è un'oliva di qualità, un'oliva di quelle buone. E il cappero sì, si sente. Poi ma il sughetto sugo è buono. Il sugo, è uscito fuori il sugo. È uscito fuori il sugo, quello proprio. Quello di casa. Sì. Quello. Tirato al punto giusto, con l'olio al punto giusto, che non casereccio, è annacquato. Casereccio. E poi io ammiro tantissimo l'oliva di nocciolata, ragazzi. Sono una fan dell'oliva di nocciolata, perché sennò è un macello ogni volta. Tanta roba. Senti il mare. Beh, mi hai portato al mare. Al mare. Al mare, vabbè, penso l'avranno capito. Al mare sarebbe al mare. Il romanaccio. Esatto. Ed è per l'appunto il gemello di Romanè. Infatti qua Stefano rivisita un po' i piatti della tradizione romana, però col pesce. Quindi noi vi abbiamo preparato. Glielo favoriremo col menù. Abbiamo preparato delle chicche che niente male. Comunque, a proposito di cucina di casa. Un bel tocco d'aglio a insaporire tutto, eh. E ora sua maestà. Ah, o vedi l'aglio? O vedi l'aglio? Eccolo qua. Mo si vede? Si vede l'aglietto? Comunque dicevo, sua maestà la scarpetta. Devo ammettere, sa scarpetta è meglio della scarpetta che di solito mi faccio nella cremina della carbonara. Sto volando. E come promesso, ecco il menù tra sollazzi, sughetti e guazzetti. Quelli che vi abbiamo fatto vedere prima erano i sollazzi, quindi gli antipasti, dove avevamo le cozze fritte e i totanelli in guazzetto. Come sughetti 8 euro e 11 euro. Invece, come sughetti, cioè quindi come primi, abbiamo scelto la cacio e pesce e il mezzo pacchero con la coda di rospo alla vaccinara. E invece di qua, come ultimo, come guazzetto, abbiamo preso il saltimbocca iodato. Ma la cosa fica, diciamola, è che Stefano rivisita i piatti romani, ma in versione ittica. Infatti, dov'è? Me li sono persi, eccoli. Invece di cacio e pepe, cacio e pesce. Qua invece della classica coda alla vaccinara, la coda di rospo alla vaccinara. Mentre qua, per quanto riguarda il secondo, abbiamo il saltimbocca iodato, ma invece di esserci la fettina, la classica vitella, fettina, c'è sta il abbiamo pesce la fettina spada. Di pesce spada, però condito come se fosse il saltimbocca alla romana. Quindi cioè con salvia, la salvia, il prosciutto crudo, vino bianco e farina. Una specie di saltimbocca però fatto con lo spada. Che t'ho detto? Stefano Callegari è un genio. È un genio. Lo sai da cosa si vede la mano di Stefano Callegari? Da quanto sono grossi e abbondanti i piatti. È una montagna. Letto e una mezzo di pasta de pasta. Senti, allora, spieghiamogli abbiamo, un attimo quindi. Sta pasta. Quella che hai tu è la cacio e pesce, con lo spaghettone monograno, merluzzo schiumato in aglio e olio e pecorino romano e pepe nero. Mamma mia che bella.
Invece di qua c'è il mezzo pacchero con la coda di rospa vaccinara, col mezzo pacchero artigianale condito col sugo di rana pescatrice, pomodoro San Marzano DOP e sedano. E ci hanno portato anche il pepe, il cacio e ci hanno portato anche il cacao. E Simona si chiedeva: perché il cacao? Per cacao, perché sulla coda vaccinara c'era il cacao, sulla coda della vaccinara ovviamente originale. E quindi, per ricordare un pochino il piatto della tradizione, Stefano porta il cacao a tavola. E noi ce lo metteremo. E noi ce lo metteremo. Ma il cameriere ovviamente ci ha consigliato: al lato non fa degli ingordi. Poco poco al lato. Poco del poco piatto. Al lato. Momento godimento. Il suono dell'amore, eh? Ricorda troppo una cacio e pepe, cioè è una cacio e pepe, nega, ricorda, è una cacio e pepe con botto di pesce fresco di sopra, fresco e buono. In molti fanno la cacio e pepe in versione ittica, però poi alla fine la cacio e pepe de fondo non la trovi, invece qua la trovi. E come, è una cacio e pepe fatta bene, tra l'altro, dove però rimane al centro il pesce. Sì, è tantissimo, guardate, cioè ci stanno proprio i tocconi, bello fresco, bello morbido il pesce soffritto in aglio e olio. Mm-hmm. E poi se l'assaggi praticamente da solo viene fuori tutto quanto. È buonissima, delicata, equilibrata, sapete al punto giusto, lo spaghettone è cotto bene. Un altro capolavoro, eh? Un altro capolavoro. Guarda che bello il sughetto. Lo giriamo un po', che è andato a finire un po' sotto. Assaggio io? Assaggia, va. È il piatto tuo questo. Direte sì. È più grosso il pacchero che ha la bocca tua. Questa è una figata. Allora, avete presente quando mangiate le polpette di coda alla vaccinara? Dove praticamente avete tutto quanto lo sfilaccio della coda condita col pomodoretto, con gli odori al punto giusto. Ecco, praticamente esattamente quello è il condimento dei paccheri. Cioè sembra di mangiare carne, ok? Che comunque la coda di rospo è un pesce molto particolare, che ricorda, è molto succoso, cioè molto carnoso, però questo è una roba fuori dal mondo, è fuori dal mondo. Io te faccio l'assaggio livello successivo, superiore, te ci metto sia un po' di pecorino, visto che ci hanno consigliato di aggiungerlo. Nevica qui a Via Cipro. E poi cacao proprio sul mio pacchero. E ci sta bene. Se non fosse per quel retrogusto finale che sa de pesce, ovviamente diresti carne, sembra carne nell'aspetto, in tutto. Anche alla fine ti arriva quel sentore de pesce, quel retrogusto, però sembra di mangiare un pacchero con coda alla vaccinara. Avrei aggiunto un po' di pecorino pure sulla cacio e pesce, però è talmente perfetta così che non vado ad alterare l'equilibrio, perché è perfetto, ha trovato in questo piatto un equilibrio perfetto tra pesce, quindi la parte delicata del pesce, e la parte più pungente, più sapida del pecorino. Veramente un ottimo piatto, secondo me, ma anche per gusto mio personale, da amante della cacio e pepe, vince questo su quella con sul pacchero con la coda di rospa alla vaccinara. A me personalmente piace più questa. E poi parliamone, 16 euro
potrebbero sembrare tanti, ma non dimentichiamoci che comunque cucina de pesce, i ristoranti de pesce, il pesce costano di più i piatti. Ma soprattutto... E soprattutto quanto sono abbondanti, perché da un po' che mangiamo ancora, guarda come stanno. Siamo a fatica, considera. Parla per te. Sono belli abbondanti e soprattutto sono fatti bene, considerando che oggigiorno una carbonara la paghi 16 euro, perché così è. 18. Così è. Quindi, fatta male. No, fatta male magari no, però 16 euro secondo me per questi primi piatti ci sta. Secondo me. Poi ditemi la vostra. La Simo è piena. Ci hanno fatto pure i fuochi d'artificio. È totalmente raro ed unico che stanno a sparare i fuochi non so dove. Quindi abbiamo ordinato direttamente il dolce. Dolce che già conoscete. Se avete visto il video di Callegari, quello da Romanè. Quindi tornate indietro e andate a vedere sul canale il video di Callegari su Romanè. Perché questo è un... Una hit. È il mio dolce preferito. La ricotta e viscere di Stefano, rivisitata qua nel barattolo a mo' di tiramisù, è uno spettacolo. Ma visto che hai rovinato tutti i piani e per colpa tua loro non potranno vedere il salto in bocca col pesce spada, quanti like? 300 like, torniamo e questa volta lo prendiamo, te lo facciamo vedere. Il salto in bocca, ma vogliamo prendere anche un altro mezzo pacchero che ci ha consigliato il cameriere, ma non vi diciamo come, così almeno mettete like. 300, su, dai. E ora il digestivo perfetto. Questo è il mio digestivo, lo vedi? La ricotta e visciole. E visciole quelle buone e la ricotta quella buona. La felicità. La felicità.